Bella a tutti ragazzi, qui Alex. Oggi siamo tornati su Clash Royale per un chest opening praticamente cortissimo. Allora abbiamo un baule omaggio e un baule magico da sbloccare, che si sono, sarebbero già sbloccati, sono solo da qui. Un secondo che qua vado ad adonare. E adesso non so se troverò leggendario in questo baule magico. Baule magico, sinceramente ne dubito. Però andiamo prima ad aprire il baule omaggio, dove troviamo 67 monete d'oro. Prossima carta, un gigante. E ultima carta, 8 barbari scelti per l'arena 7. L'ultima volta che ho registrato lo speciale 10 iscritti ero praticamente in arena 5. Quindi adesso sono passato di due arene in su. E dunque ho trovato anche leggendarie, ne ho trovate ben 4. Vi faccio vedere il mio mazzo. Guardate che roba, ragazzi! 4 leggendarie: Tronco, Cimitero, Boscaiolo e Drago Infernale, che fanno veramente un male cane insieme. Scheletro Gigante, Bombarolo, Tornado e Scarica. Poi, vabbè. Adesso invece direi di andare ad aprire il nostro baule magico, che in questo caso ci riserva 462 monete d'oro. Come seconda carta 6 cannoni, 10 spiriti del fuoco, 10 frecce, 33 cavalieri, sì, domatore di cinghiali, 8, 8 stregoni, e l'ultima dovrebbe essere un'epica, sì, 3 streghe. Vabbè, non è stato uno spacchettamento molto, cioè non abbiamo preso leggendarie, però adesso comunque ragazzi direi di andare a farci una battaglia. Royal Arena, Arena 7, siamo contro Cookie Cat, che nome di merda. Non lo so, cioè. Allora ragazzi, guardate. Comunque ragazzi vi dico che hanno fatto, cioè, avevano anche fatto un aggiornamento su queste, su Clash Royale, e hanno diminuito un po' le potenziali di alcune carte. Ad esempio, cioè la scarica che aveva i danni diminuiti del 6%, e quindi che non poteva più distruggere in un primo momento il baule Goblin, ad esempio. Andiamo giù di Bombarolo, andiamo a vedere cosa succede. Intanto l'altra parte sta attaccando il boscaiolo. Attenzione, e se ce la facciamo? No, non ce la facciamo. Attenzione, bellissimo questo attacco. Oh cazzo, no, attenzione che ci hanno messo il cucciolo di drago. Aspetta un attimo che metto in pausa per risparmiare un po' di tempo. Buone notizie ragazzi, è andata giù una torre, quindi siamo già in vantaggio. Andiamo a piazzarci qua il cimitero. Brutte notizie, ci ha pareggiato questo qua, e quindi adesso speriamo in bene. Attenzione ragazzi, forse prendiamo la torre e ce l'abbiamo, anche la seconda, e siamo di nuovo in vantaggio. Adesso piazziamo il bombardo del cimitero, andiamo a vedere quello che succede. Se abbiamo culo riusciamo a prendere anche la terza, ma non penso proprio, perché abbiamo già vinto questa battaglia 2-1 ed è finita 2-1 per me. Quindi ragazzi, dopo questa battaglia io chiudo il video, spero che vi sia piaciuto. Commentate scrivendo quali mazzi potreste suggerirmi da utilizzare in Arena 7. E che dire, bella ragazzi, e al prossimo video.